Capitolo 25esimo, più se riusciamo sintetizziamo anche altri capitoli, altrimenti ci fermiamo al 25esimo per stavolta. Ci siamo fermati con la fine del 24esimo, quando l'innominato è tornato nel castello, ha radunato i suoi e poi è andato anche a dormire finalmente, dopo 2 giorni che non dormiva, e ha pregato. Insomma, cosa succede dopo questa conversione dell'innominato? Continuano tra l'altro le visite pastorali dell'arcivescovo Federico Borromeo e decide oltretutto, se per caso non aveva già pensato prima, di andare proprio a fare la visita pastorale nel paese di Renzo, di Lucia e di Agnese. Tutti quanti sono, c'è una fervida attesa, diciamo, no, dell'arrivo del cardinale nel paese di Renzo, di Lucia e di Agnese. Tra l'altro, quando si viene a sapere che il cardinale verrà a far visita in quel paese, chi si troverà a disagio? Ma Don Abbondio senz'altro, perché Don Abbondio non ha sposato Renzo Lucia, ma si troverà a disagio anche Don Rodrigo, senz'altro, perché tra l'altro il suo piano non è andato a compimento, perché Lucia adesso è stata rapita, sì, ma alla fine è stata liberata. No? E quindi tutti quanti sanno di, ecco, sanno del fatto che lui aveva minacciato il prete, tutto, ormai la storia è sulla bocca di tutti, tutti quanti sparlano di lui mentre sta per arrivare l'arcivescovo. Quando arriva l'arcivescovo, Don Rodrigo non si fa trovare, va a Milano, parte all'alba per Milano, così come vi ricordate già altre volte era successo quando le cose non andavano tanto per verso giusto. Andava a Milano a sfogarsi, ricordate anche dopo l'incontro con Fra Cristoforo. Ecco. Tutti quanti sono in festa, festeggiano come sanno e come possono. Erano delle persone molto povere e quindi, per esempio, non potevano neanche permettersi i festoni, diciamo gli addobbi, anche spesso anche abbastanza costosi, che noi troviamo durante le feste patronali, eccetera. No? E quindi mettevano dei panni alla finestra per festeggiare l'arrivo dell'arcivescovo, se in casa avevano i patelli, diciamo, cioè praticamente erano dei panni che usavano per, come noi usiamo i pannolini dei bambini, ecco, diciamo, erano dei triangolini di pezza, di stoffa. Ecco, mettevano fuori questi patelli per festeggiare l'arrivo dell'arcivescovo. Insomma, era gente povera, era gente che così, in questo modo così, comunque semplice, voleva esprimere la festa. L'unico che non era contento comunque era Don Abbondio, ecco, perché abbiamo già detto, Don Rodrigo se n'è andato. Don Abbondio era infastidito, si rifugia in chiesa ad aspettare, è molto timoroso, perché abbiamo detto che Agnese non gli ha promesso di non dire niente al cardinale Federico Borromeo, lui è piuttosto innervosito da questo, no? Impaurito, che ha paura che abbia rivelato tutto quanto all'arcivescovo. A questo punto, ecco cosa succede. Ah, succede che la prima volta comunque che arriva, insomma, l'arcivescovo non dice niente a Don Abbondio, e questo per un po' tranquillizza il prete, perché crede che Agnese non gli abbia parlato, ma in realtà Agnese gli ha parlato, solo che l'arcivescovo vuole trovare il momento opportuno per insomma richiamare il suo prete. A questo punto c'è il flashback di cui noi narriamo adesso e leggiamo proprio il testo, il brano. Cioè, che cosa è successo qualche giorno prima? Vi ricordate dove era stata accolta Lucia? In quell'altro paese lì. Era stata accolta? Ecco, esattamente. Dal sarto, da sua moglie, nella casa del sarto. E adesso ritorniamo quindi con questo flashback. Qui, per esempio, in questo libro, siamo alla pagina 541, riga 379. Siamo, insomma, più o meno a tre quarti del capitolo 25esimo, con questo flashback, in cui si racconta, attenzione, appunto, di come è stata ospitata bene anche Agnese, non solamente Lucia, no? Poi racconta di questo fatto. Poco distante da quel paesetto, quindi vicino a quel paese, villeggiava una coppia d'alto affare. Si trovava una coppia, insomma, di persone benestanti, no? Di alto affare. Don Ferrante e Donna Prassede. Il casato, al solito, nella penna dell'anonimo, l'anonimo non ci dice il cognome, eccetera, di questa famiglia.
Era donna Prassede una vecchia gentildonna molto inclinata a far del bene. Allora, attenzione, donna Prassede, un personaggio quindi che insomma, si trova in questi capitoli dal 25 al 27 dei Promessi Sposi, un personaggio molto significativo perché rappresenta la gente che ha in mente i suoi schemi, ha in mente i suoi preconcetti e soprattutto dice agli altri di voler fare del bene, ma non fa altro se non portare avanti i suoi progetti. E infatti dice: mestiere certamente è il più degno quello di fare del bene che l'uomo possa esercitare, ma che purtroppo può anche guastare. E invece di fare del bene, uno fa del male, no? Se persegue i suoi scopi in modo ottuso. È una donna ottusa, questa donna Prassede. Per fare il bene bisogna conoscerlo. Prima condizione per fare il bene, bisogna conoscerlo. Perché se io dico voglio fare il tuo bene, ma in realtà non conosco il tuo bene e faccio il tuo male, ottengo l'esito esattamente opposto, no? A quello che dico di voler ottenere. E al pari di ogni altra cosa, non possiamo conoscerlo che in mezzo alle nostre passioni, per mezzo dei nostri giudizi. Siamo noi a dire, no? A pensare che cosa è bene o che cosa non è male, con le nostre idee, le quali bene spesso stanno come possono. Come stanno i nostri giudizi, le nostre idee? Come possono? Cioè, nel senso, dipende se noi siamo davvero una persona che usa la zucca, usa la ragione, oppure se siamo una persona un po' ottusa, come la nostra donna Prassede. Con le idee, donna Prassede si regolava come dicono che si deve far con gli amici, ne aveva poche. Poche idee, in modo abbastanza, diciamo, come dire, sottile, per dire che aveva poco sale in zucca, poche idee. No? Poche, dicevamo, ma a quelle poche era molto affezionata. Tra le poche ce n'era, per disgrazia, molte delle storte. E non erano quelle che le fossero men care. Le accadeva, quindi, o di proporsi per bene ciò che non lo fosse, o di prendere per mezzi cose che potessero piuttosto far uscire dalla parte opposta. Cioè, quali sono i mezzi, gli strumenti per arrivare al bene, no? Ecco, e lei utilizzava qualcosa che poi invece portava a un esito opposto, portava al male, insomma, invece che al bene. Questa cosa, ecco, la riassumo già, ad esempio, nei prossimi capitoli, che noi non faremo, riassumeremo solamente, riguarda per esempio anche le sue figlie, che si sono sposate, quindi hanno dei generi, oppure che sono andate in monastero e quindi sono sotto delle badesse. Ebbene, lei aveva sempre in mente che cosa far fare alle figlie, alle loro famiglie e ai monasteri in cui si trovavano quelle invece che erano monache. No? E quindi era una lotta continua, no? Fra donna Prassede che cercava di imporre il suo volere, figlie, generi, badesse, eccetera, che invece cercavano di opporsi in tutti i modi, gentilmente, ma opporsi all'invadenza di questa donna Prassede. O di credere leciti quelli che non lo sono, quindi certi mezzi non sono leciti, no? Ma lei, per perseguire i suoi scopi, certe volte usava anche mezzi illeciti, no? Poi ancora, le accadeva di non vedere nel fatto ciò che c'era di reale, o di vedersi ciò che non c'era, e molte altre cose simili che possono accadere e che accadono a tutti senza eccettuarne i migliori, ma a donna Prassede troppo spesso, non di rado, tutte in una volta. Cioè, questa cosa qui di fraintendere la realtà capita spesso alle persone, ma a lei capitava praticamente sempre. Quando lei viene a sapere la storia di Lucia, e la quale Lucia però era fidanzata con il tale Lorenzo Tramaglino, uomo ricercato dalla polizia, ecco che donna Prassede si costruisce il suo giudizio. Qual è il giudizio che ha su Lucia? Lucia sarà anche una brava ragazza, anche se nasconde qualcosa, secondo lei, di torbido, no? Deve essere un po' raddrizzata, soprattutto bisogna convincerla a non voler più bene a quello scampaforca di Lorenzo Tramaglino. Cioè, ecco, quindi dicevamo, spesso noi, ecco, quindi abbiamo dei pregiudizi. Per esempio, quella persona è in carcere, carcerato. Abbiamo già visto come tante volte possiamo avere dei pregiudizi contro queste persone. Oppure su quella persona spicca un mandato di cattura, ecco. E allora noi diamo i nostri giudizi, diciamo in un certo senso che donna Prassede è un altro bel esempio, dico bello in senso ironico, no? Della classe borghese che ha le sue idee, le sue convenzioni, si basa molto sulle apparenze e sulle regole. Ad esempio il nostro Lorenzo
trasgredisce le regole, giusto? Perché se è un ricercato, no, trasgredisce le regole. Ecco quindi che deve essere un poco di buono. Ecco. E lei, Lucia, è la fidanzata di un poco di buono, quindi è da raddrizzare, da correggere, eccetera, eccetera. Ora, che cosa succedeva però? Ecco, adesso invece riassumo. Succedeva che Lucia aveva bisogno di essere protetta. E adesso vi spiego perché. Adesso Don Rodrigo era andato a Milano durante la visita pastorale dell'arcivescovo Federico Borromeo. Sicuramente Lucia era al sicuro. Ma quando poi se ne sarebbe andato via l'arcivescovo e sarebbe ritornato Don Rodrigo da Milano? Lucia era di nuovo sotto le sue grinfie, no? Perché Don Rodrigo era il signorotto del paese, poteva fare quello che voleva, a quel punto, visto che non c'era neanche Renzo, poteva rapire Lucia, lui direttamente, nel paese, non più a Monza, in un convento, no? Ecco quindi che Lucia aveva bisogno di protezione, aveva detto lo stesso arcivescovo, no? Che c'era bisogno di questa protezione. Ora, questi milanesi avevano, come può capitare anche a voi, non so, di avere magari delle, non so, case in montagna, nelle chiese, che c'è qualcuno che ce l'ha, la Sassina, Arrivigno, ecco, allora diciamo che questa famiglia di milanesi facoltosi, quindi Donna Prassiede e Don Ferrante, avevano una casa di villeggiatura appunto nelle chiese, vicino a queste zone dove avvengono questi fatti che abbiamo narrato. Ora poi però loro dimorano a Milano, hanno una casa a Milano, propongono, si offrono per proteggere, per tenere loro, Lucia, a casa loro, protetta, lontana dalle grinfie di Don Rodrigo. Fanno una lettera all'arcivescovo e a questo proposito appunto direi di leggere insieme la lettera, sì. O comunque la stesura della lettera. Siamo alla riga 174. Partite le donne, la lettera se la fece distendere. Attenzione, sì, di che cosa si tratta? Ah, niente, è molto semplice. Hanno avuto un colloquio, Donna Prassede con le donne che sono Lucia Agnese, no? Partite le donne vuol dire che sono venute Lucia Agnese là dove loro avevano questa casa di villeggiatura, insomma. E sono ritornate dal Sarto, poi dal Sarto sono ritornate al loro paese, eccetera. È il momento di stendere questa lettera. Infatti dice: partite le donne, la lettera se la fece distendere, nel senso di scrivere, no? Da Don Ferrante, di cui per essere letterato, come diremo più in particolare, si serviva per segretario. Allora, il marito di Donna Prassede in casa fa il burocrate, fa lo scrivano, insomma, no? Chi decide in casa mia? Decide la moglie, ecco, sì, in casa di Donna Prassede decide la moglie, no? E chi fa il letterato in casa, in famiglia, ha solo il compito di scrivere certe lettere, no? Ma tutto il resto della casa, della famiglia, è in mano alla moglie, alla donna, no? Si serviva per segretario nell'occasione di importanza. Direi, sottolineerei questa frase, no? Lei, la moglie, si serviva, no, del marito come se fosse uno scrivano. Trattandosi d'una di questa sorte, dal momento che adesso bisogna scrivere una lettera al cardinale per offrirsi come protettori di Lucia, eccetera, Don Ferrante ci mise tutto il suo sapere. Ecco, questo purtroppo non riusciremo a leggerlo, ma Don Ferrante era il letterato che aveva una biblioteca, no? In casa sua l'unica parte in cui era padrone era la biblioteca, in cui c'erano tanti libri polverosi, in cui si interessava di cose anche abbastanza astruse, no? Ed era proprio esperto di astrologia, piuttosto che di magia e altre, insomma, materie sicuramente poco, poco ragionevoli, poco razionali, insomma, no? Comunque, dicevamo che la scrive bene, con tutti i crismi, no? Ci mise tutto il suo sapere e, consegnando la minuta da copiare alla consorte, le raccomandò caldamente l'ortografia. Quando il marito dà la brutta da copiare, perché abbiamo detto che la richiesta la fa lei, la fa Donna Prassede, quindi la deve scrivere lei, no? Lui ha scritto la brutta, lei deve ricopiare in bella copia, ma attenzione all'ortografia, ecco. Perché? Ecco, attenzione, ecco.
che era una delle molte cose che aveva studiate Don Ferrante, e che è praticamente un intellettuale da strapazzo, che dimostra ancora una volta come la cultura, nel romanzo dei Promessi Sposi, dal Latinorum di Don Abbondio in poi, non è altro se non una cosa che serve per distrarre i poveracci, gli allocchi, insomma, ma non è qualcosa di davvero di importante, che abbia un senso, un significato. Ah, comunque, cioè, ha studiato molte cose, è una delle poche sulle quali avesse lui il comando in casa. L'ho già detto, in casa mia, la moglie comanda su tutto, su tutto quanto, il marito comanda solamente sull'ortografia, no? Quindi solamente su come si scrive in italiano. Perché io sono esperto in italiano, ma tutte quante le altre cose comanda la moglie. È molto significativa questa cosa, poi la si capisce quando Lucia viene a Milano e la si dimostra ancora di più. Donna Prassede copiò diligentissimamente e spedì la lettera alla casa del sarto. Questo fu 2 o 3 giorni prima che il cardinale mandasse la lentiga per ricondurre le donne al loro paese. Termina qua il flashback che si trova al centro del capitolo 25 e si ritorna al giorno della visita pastorale del cardinale nella paese di Renzo e Lucia, una visita che occupa tutta quanta una giornata, si può dire. Ormai, arrivati verso il tramonto, Don Abbondio dice: ah, l'ho svignata bella, quelle donne non gli hanno detto niente. Oh, per fortuna non mi ha ancora convocato, no? È tranquillo, sereno, felice, no? Cosa succede però? Stava in quel momento il cardinale discorrendo con Don Abbondio sugli affari della parrocchia, sta ormai finendo la giornata, di modo che questo non ebbe campo di dare anche lui, come avrebbe desiderato, le sue istruzioni alle donne. Solo nel passare loro accanto, mentre usciva e quelle venivano avanti, poté dar l'occhio per accennare che era contento di loro che continuassero da brave a non dir nulla. Dopo le prime accoglienze da una parte e i primi inchini dall'altra, Agnese si cavò di seno la lettera e la presentò al cardinale. Ah sì, Agnese presenta la lettera della donna Prassede al cardinale, eccetera, eccetera. Ah, scusate, dobbiamo andare invece al verso 219, ecco sì. Terminate le funzioni, quindi qua proprio sono terminati tutti i riti, tutte le funzioni della giornata. La giornata ormai è finita. Don Abbondio, che era corso a vedere se Perpetua aveva ben disposto ogni cosa per desinare, fu chiamato dal cardinale. Ai, aia, il cardinale lo chiama. Quello che aveva evitato per tutta quanta la giornata avviene verso sera. Andò subito dal grand'ospite, il quale, lasciatelo venir vicino, signor curato, cominciò. E quelle parole furono dette in maniera da dover capire che erano il principio di un discorso lungo e serio. Signor curato, perché non avete voi unita in matrimonio quella povera Lucia col suo promesso sposo? Hanno votato il sacco stamattina coloro. Cosa pensa Don Abbondio? Don Abbondio pensa: hanno votato il sacco. Io ho tanto raccomandato ad Agnese, Lucia, che non ci sassero niente. Invece, a quanto pare, se Agnese gli aveva detto, la prima cosa che aveva fatto quando aveva visto il cardinale nella casa del sarto era quella di raccontargli per filo per segno tutta la questione, no? Quindi lo sapeva, e come il cardinale. Aveva aspettato il momento giusto perché aveva bisogno di tempo. Una volta fatto tutte le cose che doveva fare nella giornata, adesso ha il tempo giusto e opportuno per co conferire con Don Abbondio. Un altro dialogo questo, un altro dialogo interessante, perché come è avvenuto anche in altri dialoghi, c'è il dinamismo fra i pensieri di chi parla, insomma, i pensieri di chi è protagonista di questo dialogo, è quello che poi dice in realtà. Pensiero: hanno votato il sacco stamattina coloro. E poi dice: Monsignore Illustrissimo avrà ben sentito parlare degli scompigli che sono nati in quell'affare. È stata una confusione tale da non poter neanche al giorno d'oggi vederci chiaro. Come anche Vossignoria Illustrissima può argomentare da questo che la giovine è qui dopo tanti accidenti? Come per miracolo, il giovane, dopo altri accidenti, non si sa dove sia. Domando, ecco, attenzione, cerca di tergiversare, cerca di cambiare
cambiare discorso in un certo senso, Don Abbondio. Ma il cardinale sa bene dove vuole arrivare. Domando, riprese il cardinale, se è vero che prima di tutti codesti casi, adesso vi state parlando di quello che sta avvenendo adesso, ma io voglio sapere, prima di tutto questo, se è vero che abbiate rifiutato di celebrare il matrimonio quando ne eravate richiesto nel giorno fissato, e il perché? Perché avete rifiutato di, insomma, di officiare questo matrimonio? Veramente, se Vossignoria Illustrissima sapesse che intimazioni, che comandi terribili ho avuti di non parlare. E restò lì senza concludere, in un cert'atto da far rispettosamente intendere che sarebbe indiscrezione volerne saper di più. Ma, disse il cardinale con voce e con aria grave fuori del consueto, è il vostro vescovo che per suo dovere, per vostra giustificazione, vuol sapere da voi il perché non abbiate fatto ciò che nella via regolare era obbligo fare, era obbligo vostro di fare. Monsignore, disse Don Abbondio facendosi piccino piccino, non ho già voluto dire, ma mi è parso che essendo cose intralciate, cose vecchie, senza rimedio, fosse inutile di rimestare. Però, dico, so che Vossignoria Illustrissima non vuol tradire un suo povero parroco, perché vede bene, Monsignore, Vossignoria Illustrissima non può essere per tutto, e io resto qui esposto, però quando lei me lo comanda dirò tutto. Attenzione, lui praticamente nella testa ha quello che ha avuto sin dall'inizio, sin dal primo capitolo, vi ricordate? Non può essere dappertutto, cioè io lo sapeva bene che c'era il cardinale, gli aveva detto anche la Perpetua, i pareri di Perpetua. Adesso si dimostrerà che erano proprio le cose più ragionevoli, più giuste che lui doveva fare. Il cardinale glielo dice, il capitolo seguente, il 26esimo, ridice praticamente le stesse cose che gli aveva suggerito di fare Perpetua. Ma lui aveva pensato, è troppo lontano il cardinale, no? Non può essere dappertutto, glielo dice anche, no? Pur non volendo, gli dice quello che pensa lui, in effetti, no? E io resto qui esposto. E dice, dite, io non vorrei altro che trovarvi senza colpa. Allora Don Abbondio si mise a raccontare tutta quanta la storia del perché non aveva. E a questo punto, che cosa succede? Succede che il cardinale Federigo Borromeo richiama Don Abbondio alla sua vocazione sacerdotale. Ah, adesso me l'avete detto chiaramente, esplicitamente. Non avete fatto il matrimonio solo ed esclusivamente perché qualcuno vi ha minacciato di morte. Ma nel momento in cui tu sei diventato prete, la Chiesa ti ha assicurato la vita, diciamo così, ti ha assicurato l'incolumità, la sicurezza personale, fisica. No, non era questo lo scopo per cui tu sicuramente sarai diventato prete perché avevi una vocazione religiosa, sicuramente. Almeno sottintende questo il cardinale Federico Borromeo. Allora diciamo che qui con una similitudine oltretutto dice che il cardinale è come un falco, vola alto spiritualmente parlando. Lui invece non ha mai avuto un vero sentimento religioso. Ricordate quello che abbiamo letto nel primo capitolo? Cioè praticamente è diventato prete per ripiego, perché poteva essere il modo per, ricordate, perché il vaso di terracotta che era lui potesse difendersi dai vasi di ferro che erano i prepotenti del tempo. Il cardinale Federico Borromeo, nella riga 264, dice «Che sarebbe la Chiesa se codesto vostro linguaggio fosse quello di tutti i vostri confratelli? Se tutti si comportassero così, badando solamente alla loro incolumità fisica, che ne sarebbe, appunto, della Chiesa?» La Chiesa è fatta anche di martiri, storia di martiri, cioè di persone che hanno dato la vita per questo ideale, no? E allora lui invece pensa, no? Perché guardate, c'è quello che pensa e quello che dice. Ad esempio la riga 279. Anche questi santi sono curiosi. Vi ricordate che lui, il cappellano crocifero, nel 23esimo, dicevano questi santi sono curiosi, o pensavano questa cosa. Sta esagerando qua il cardinale Federico Borromeo a fidarsi dell'innominato. Anche questi santi sono curiosi, pensava intanto Don Abbondio. In sostanza, a spremerne il succo, gli stanno più a cuore gli amori di due giovani che la vita di un povero sacerdote. Rimane fisso nella sua idea, nella sua posizione, Don Abbondio. Il capitolo 25esimo si chiude a metà di questo dialogo. Il dialogo non termina qui, ma termina all'inizio del 26esimo. No? Termina con queste parole. Cosa va ispirato il timore e l'amore? Cosa avete fatto per loro? Cosa avete pensato? Attenzione, lui dice questa cosa importantissima, fondamentale.
quelle erano persone affidate a te, erano i tuoi parrocchiani, erano i tuoi fedeli, cioè erano le persone a cui tu dovevi voler bene, dovevi volere il loro bene. No? Quindi non ti ha ispirato l'amore, no? Nei loro confronti. Che cosa hai pensato? E tacque in atto di chi aspetta, perché di fronte a questa domanda Don Abbondio non ha niente da rispondere, perché non provava amore per quelle persone, capite? Proprio questo è il motivo per cui poi no, è stato esposto anche ad acconsentire alle minacce dei bravi. E quindi si trova, si dice all'inizio del capitolo seguente, come delle piante che devono subire il temporale, la pioggia, la tempesta, no? Perché il cardinale lo richiama a questi gravi, importanti, no? Sentimenti anche che lui deve provare, no? In quanto prete, ma che lui di fatto non prova. Ecco, quindi che poi alla fine si mette in discussione, esattamente come aveva fatto con l'innominato. Ricordate che aveva detto, dovevo essere io il primo a chiamarvi, no? Aveva detto all'innominato, ricordate il 23esimo. Ebbene, qua nel 26esimo, che io adesso sto sintetizzando, insomma, dice che lui è un vecchio, anziano, come Don Abbondio, e che ha fatto tanti peccati nella vita, ma che arrivati in questa fase della vita, loro devono avvicinarsi, accostarsi, prepararsi il meglio possibile al momento della vecchiaia e della morte, no? E quindi a questo punto, quando lui si mette addirittura in discussione, pensate che persino Don Abbondio sembra cambiare. Alla fine del dialogo con il cardinale Federico Borromeo, Don Abbondio sembra riconoscere, no, gli sbagli che ha fatto. Poi però lo ritroveremo nel 29esimo capitolo, ancora tutto richiuso in se stesso, quando passeranno i lanzichenecchi e lui baderà solamente alla sua pellaccia, alla sua vita, come al solito, non aiuterà minimamente gli altri, anzi pretenderà dagli altri di essere aiutato, non aiuterà nemmeno la Perpetua a nascondere il tesoretto, i suoi soldi, e così poi i lanzichenecchi arriveranno e ruberanno anche i soldi del parroco, no? Ma perché? Perché lui, nel momento in cui arrivano i lanzichenecchi, ritorna col suo egoismo, che per un attimo sembra aver lasciato nel 26esimo capitolo, ritorna con il suo egoismo, con la sua macchietta, insomma, vuol dire la sua maschera, insomma, del Don Abbondio pavido e timoroso che abbiamo imparato a conoscere sin dal primo capitolo. Però è interessante questo dialogo, perché il cardinale dimostra ancora una volta, anche in questo dialogo, così come in quello dell'innominato, di sapersi mettere in discussione quando dialoga con gli altri. Questo è il vero dialogo, mettersi in discussione, quello sì che è il vero dialogo. Arrivare appunto quindi quasi di convertire, è riuscito a convertire l'innominato, no? Ma quella pellaccia, no, di Don Abbondio sembra quasi riuscire a convertirla, a cambiarla, ma poi insomma è troppo radicato dentro di sé questo suo egoismo, no, che abbiamo detto, ontologico possiamo dire, cioè che lui è fatto così, il suo essere è un essere così, richiuso in se stesso, no, ripiegato in se stesso. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org. E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.